all'istituto agrario Abele Damiani di Marsala con la professoressa Ingianni e ci troviamo in una cosa particolare, è una Serra E-Tech. Cos'è questa Serra E-Tech, professoressa? No, è una serra che noi riusciamo a gestire anche da remoto attraverso dei programmi specialistici che ci consentono di interfacciare i dati climatici che raccogliamo continuamente con le esigenze delle piante che coltiviamo. E così possiamo regolare l'apertura e la chiusura delle finestre, l'umidità all'interno della serra, l'irrigazione, addirittura possiamo, come dire, fornire acqua alle piante al giusto pH. Per fare questo, per esempio, noi stiamo sperimentando di utilizzare l'aceto anziché l'acido nitrico come normalmente si fa, perché vogliamo anche insegnare ai nostri studenti, come dire, a fare un'agricoltura a basso impatto, un'agricoltura che, sebbene sia molto, diciamo, moderna, questo è un cosiddetto fuorisuolo, ma che sia anche rispettosa dell'ambiente. Per esempio la pacciamatura con la paglia è un esempio. Come vedete, abbiamo ricoperto il suolo di paglia per contrastare la crescita delle erbe infestanti con un materiale che poi è sostanza organica e che quindi rimarrà nel terreno senza necessità di essere smaltito, senza costi economici e senza costi ambientali. Poi, a parte la fragolina, questa regina delle valli, come vedete, abbiamo iniziato un po' in ritardo perché questa serra l'abbiamo finita un paio di mesi fa, e quindi ancora le piante, diciamo, non sono al massimo dello splendore, ma si avviano a diventarlo. A parte la fragolina, stiamo provando a coltivare i lamponi e le more. Vedete le spalliere che abbiamo sistemato ai bordi della serra, perché insomma i piccoli frutti hanno un buon appeal presso sia il mondo della pasticceria, che soprattutto nel mondo della pasticceria, la fragolina, poi insomma un frutto che è da sempre apprezzato. Stiamo cercando, come dire, di capire se coltivazioni come il lampone e come la mora sono fattibile al nostro territorio. Ci stiamo provando. E si fa subito a parlare di buona scuola, tablet, lavagna elettronica in classe, eccetera, eccetera. Voi avete fatto un passo successivo, avete preso il tablet, software particolare, e l'avete portato direttamente in una serra, in un'agricoltura e a scuola. Dico, è un passaggio successivo, no? No, è uno. Più che un passaggio successivo, come dire, siamo riusciti a utilizzare un finanziamento che poteva arrivare alla scuola per fare una cosa di grande efficienza e di grande funzionalità. Abbiamo cercato di progettare la cosa più moderna possibile, e quindi abbiamo soltanto utilizzato bene dei soldi che ci arrivavano. Avremmo potuto utilizzare quei soldi in altro modo e non sarebbe stato un passo successivo, sarebbe stato un passo indietro.